Benissimo, allora siamo con Diletta Massetti, bellissima, la vedete, ma grazie anche di cuore. Bravissima. Stai facendo un successo dietro quell'altro. Il primo successo di cui ci parli è Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta di Agape Teatro, per la regia sapientissima di Francesco Bolo Rossini, un attore umbro che ha lavorato in tutti i teatri nazionali, e Costumi di Daniele Gelsi, un altro umbro straordinario, ha fatto veramente un grandissimo lavoro filologico sui costumi, che sono materici, bellissimi e pieni di dettagli e di particolari. Direzione artistica del Bevanate Davide Gasparrini. Che miseria, quindi tutta l'Umbria raccolta insieme a Shakespeare. Senti, ma tu eri Giulietta, immagino. No, io Madonna, ecco. Capuletti, ormai sono entrata in una nuova fase, ecco, della vita, quindi beh, sono sì, la madre di Giulietta. Sei passata sui 60, quindi ormai... No, per fortuna ancora no. Quindi che era giovane, insomma... Giulietta presa in fascia a questo punto, visto che assolutamente, perché in realtà la madre di Giulietta lo dichiara: alla tua età io avevo già un figlio, avevo già Giulietta. Quindi. Beh, sold out a questo punto. Sold out, due recite bellissime, il Clarici pieno, e quindi siamo molto 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 felici per questo grande successo. Benissimo, e questa diciamo è una notizia. Una notizia. Ma la allora però rimaniamo su Romeo e Giulietta, che quindi verrà. Esatto, il 13 e il 14 di aprile sempre al Politeama Clarici, e quest'estate, ecco, ad agosto al Teatro Romano di Spoleto, che è una cornice meravigliosa. E la devi riempire, però attenta, Diletta, lì, perché lì ci vogliono 2000, no, con 1500 della cavi. Quindi meno male, dai, che il Teatro Romano si apre a queste iniziative, queste bellissime rappresentazioni.